Allora, normalmente noi possiamo prenotare una telefonata la sera prima su un roster, su un foglio, e dovrebbe servire per essere sicuri che si può fare la telefonata. A cose normali, quando però i quattro telefoni sono disponibili, ci si può mettere in fila e prendere le telefonate. Questa poliziotta, questa guardia, Stockton, ha cominciato la settimana scorsa. This recorded call is from an inmate at a California correctional facility. A non farci telefonare quando non abbiamo il nostro nome segnato sul foglio. Settimana scorsa, lo scorso weekend, venerdì e sabato l'ha fatto più o meno con tutti. Questa settimana invece sembra che si stia concentrando su me. Forse è una reazione al fatto di che ho fatto attirare l'attenzione sulla prigione, o ancora peggio sul fatto che il presidente ha fatto un fax per lamentarmi che non riusciva a telefonare. Quello che è successo stamattina è che, siccome tutti quanti più o meno stavano telefonando come normalmente, cioè quando il telefono era libero facevano telefonate, anch'io ho chiamato al telefono e quando mi ha visto mi ha richiamato e mi ha fatto mettere giù la telefonata. Ero al telefono con Katia. Però stranamente l'ha fatto soltanto con me e con nessun altro. Mi ha detto che mi ha dato una punizione, ma in effetti non mi ha dato una vera punizione che possa essere appellata o di cui ci si possa lamentare. Quello che ha fatto è stato mettere una nota della mia insubordinazione su quella che viene chiamata la bad card, che sarebbe un foglietto descrittivo con la mia fotografia che spiega qual è il mio letto e cose del genere. In pratica è una nota a se stessa e agli altri poliziotti del fatto che io ho fatto qualcosa di cattivo. È un po' come se fosse una raccomandazione a farmi più ispezioni o a, se c'è bisogno di spostare qualcuno, a spostare me, in pratica a farmela pagare. È anche una forma non ufficiale di punizione e non c'è nessun modo né di appellarsi né di fare niente, chiaramente, perché è soltanto una nota interna fra di loro, fra i carcerieri. Vorrei spiegare semplicemente quanto male mi fa stare perché in pratica, dopo che me l'ha fatto, sono finito di nuovo sul letto a tremare per un paio d'ore e a aspettare che lei se ne andasse per poter telefonare e spiegare. E in pratica è come avere di fronte a sé il telefono, cioè la possibilità di avere un telefono che funziona, essere distanti dalle persone, dalle uniche persone che ti vogliono bene, pochi tasti, pochi numeri, sapere di poterlo fare ed essere proibito. Io sono un po' scioccato per quello che è successo, poi a sentire urlare così sta ancora peggio. Lo so.